Lì è il nostro futuro, la casa, la dignità e il reddito. Un corteo fatto di persone che ritengono che il diritto alla casa è un diritto che quando viene negato va strappato. Un corteo a Torino, capitale degli sfratti, dove numerose famiglie dormono sotto i ponti, dove tanti rifugiati ancora continuano a stare senza residenza, dove tanti studenti se la vedono ogni giorno con i costi di affitti che sono alle stelle. È una giornata contro sfratti, speculazioni, una giornata per il diritto all'abitare, una giornata per affermare che nella città di Torino, che è diventata la prima città italiana come numero di sfratti nel rapporto tra abitanti e sfratti eseguiti, non si può continuare a fare finta che il problema a casa non esiste. Insieme al comune, il comune preferisce tenere gli spazi e i palazzi vuoti invece di dare alle famiglie che vivono in mezzo alla strada. Sono più di 40.000 alloggi sfitti a Torino, 40.000 alloggi sfitti a fronte di un'emergenza abitativa senza precedenti nella nostra città. Bene, noi siamo qua anche per chiedere al comune e alle istituzioni di requisire questi alloggi e di affidarli alle famiglie di sfrattati. Se il comune, se non riceveremo risposta dal comune, dovremo semplicemente dedurre che il comune non è qua per noi, che il comune non protegge gli interessi di chi in questa città viene sfrattato ogni giorno. Il comune quindi difende gli interessi dei palazzinari. Il simbolo della nostra città, purtroppo un simbolo di merda, che è quello di Intesa San Paolo. Sappiamo bene che cosa significa Intesa San Paolo per la nostra città. Sappiamo bene cosa significa quel gioco sporco come le tre campanelle per cui ti apparino una volta che ha finito di mangiare come sindaco nella nostra città, ha trovato bene troppo facile a farsi leggere a capo della Fondazione San Paolo. Quell'esercizio farlocco e truffaldino per cui cercano di ammantare quell'associazione a delinquere, quella sì è un'associazione a delinquere, che sono la Banca Intesa e la Banca San Paolo. E allora quest'oggi, più che mai, l'abbiamo detto, per prima cosa ogni palazzo sfitto, che sia di proprietà pubblica, che sia di proprietà privata, diventa un obiettivo. Non possiamo più girarci indietro, portarci indietro a vedere quanta gente non ha una casa e quanti sono i palazzi sfitti. E abbiamo anche detto che non esistono più gli intoccabili, non esistono più quell'osti figuri in giacca e cravatta che si permettono di andare al ristorante e spendere 100 euro a porta e far finta di niente mentre la gente si va a ammazzare anche dentro il loro consiglio comunale. Basta, è ora di dire basta. Quindi questa giornata è solo l'inizio. Siamo andati poco tempo fa a cercare il presidente dell'ATC, dell'Agenzia Territoriale della Casa, uno che viene pagato con le nostre tasse per risolvere i problemi di chi è sfrattato. Ebbene, in silenzio e a mangiare in un ristorante da 100 euro cotta e non ha detto niente, non ha avuto neanche il coraggio di dire la parola. Ebbene, queste cose qua devono succedere ogni giorno dobbiamo ricordare a questi signori che se sono lì lo devono al sacrificio di tanta gente e nessuno li ha messi lì soprattutto e si arrogano il diritto di parlare per questa gente. L'Agenzia Territoriale della Casa è la prima responsabile, ha più di 1.000 palazzine estinte, più di 1.000 case vuote. E basta pensare oggi quanta gente potrebbe dimostrare in 4 e 48 come si mette a posto una casa. Le occupazioni che sono oggi in piazza, col sudore di ogni giorno, l'hanno dimostrato. L'autorecupero, il non spreco, è tutti i giorni sotto gli occhi di questi signori. E allora basta, è giunto il momento di dire basta. Oggi, più che mai, siamo in piazza anche per questo, per riprenderci quel pezzo di dignità che ci vogliono togliere e soprattutto per sognare un futuro migliore che cominci da oggi.